Salve ragazzi, benvenuti anche oggi su Opinione di Luzzo. Oggi 19 gennaio, ore 16:44. Voi la località ve la dirò alla fine. Vi voglio portare in risalto quel poco che ho visto di anteprima sul nuovo film di Steven Spielberg e del suo attore Lewis. Logicamente ha tratto questo film dalla storia di Lincoln, in cui in pratica porta alla luce la sua grandissima battaglia contro l'abolizione della schiavitù negli Stati del Sud. Logicamente lui è stato il promotore di questa battaglia e logicamente se ne portava la voce, che poi gli Stati Confederati hanno approvato e che si doveva quindi eliminare. E ha provocato una guerra fratricida all'interno, con la morte sul campo di 750.000 soldati americani. Io voglio dire che a livello storico non porta in risalto un bel niente. Cioè, sto Spielberg che lecca, diciamo, Lincoln come una persona di grandi ideali, non è altro che uno che la vedeva lunga a livello economico, perché vedeva già il mondo occidentale, l'Europa, stiamo parlando, che macinava soldi, macinava quello che è il cash in termine inglese, anglo-americano. Quello che voglio portare qui di risultato, quindi, era un risvolto che diceva: creiamo una parvenza di uno statuto che era libero da certi stati sociali che non erano più, che erano di vecchio stampo, fatti da paesi che comunque sia appartenevano all'epoca del terzo mondo, non più quello che c'era la carta di Robespierre, fratellanza, uguaglianza e libertà, non più quella che c'era in Italia, che siamo stati i primi nel mondo occidentale ad abolire la pena di morte. Quindi, per stare al passo dei tempi della macchina della nuova macchina dell'industrialismo, che si cominciavano a sviluppare nel nostro territorio, le grandi industrie, anche gli americani volevano stare al passo dei tempi, perché vedevano come motore economico lo sbocco dei loro prodotti nei nostri paesi. Quindi per me, io vedo solo una lettura, che lui, questa propaganda a livello sociale, come tanti lo fanno a livello religioso o a livello di creare un mondo di pecoroni, un mondo della massa che ti ascolta, logicamente ha preso questa bella idea, questa generata logicamente di prendere come il paladino della libertà del popolo, che non ci desse soprusi logicamente, ma in pratica era soltanto un modo per far morire 750.000 americani, tutto qua insomma, morire per la causa dell'America, che si doveva sviluppare il proprio modello economico agganciandosi al motore Europa, che soprattutto con l'Inghilterra e la Francia erano due paesi trainanti logicamente, quindi per avvicinarsi a loro, alla loro cultura logicamente, si è portato alla luce di far morire logicamente 750.000 persone, terza volta che lo ripeto ragazzi, siamo a Marina di Montemarciano, cercatelo su Google Maps.